Allora, io faccio parte della LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, sezione provinciale di Palermo, che si occupa di prevenzione oncologica. La LILT opera nel campo della prevenzione primaria, secondaria e terziaria, collaboriamo anche qui col Parco della Salute per la prevenzione primaria, che è l'adozione di corretti stili di vita e sane abitudini alimentari. A tal proposito, proprio domenica, l'ultima domenica, abbiamo organizzato qui una giornata che si chiama Preveniamo in Movimento, una giornata durante la quale sono state realizzate all'interno del parco diverse aree con attività. Abbiamo avuto l'area movimento con attività pilates, yoga, ginnastica posturale, l'area fitness con varie attività di fitness dalle palestre che hanno collaborato e scuole di danza. La squadra di rugby ha fatto un intervento con una dimostrazione pratica durante la quale ha coinvolto i bambini. E poi importante abbiamo un'attività che è quella del Dragon Boat. Il Dragon Boat, che è un'attività che realizziamo in collaborazione col Circolo Nautico di Palermo, è un'attività dedicata a donne operate al seno. Il Dragon Boat è una canoa che viene appunto condotta alla testa e alla coda da dragone ed è un tipo di attività che svolgono donne operate al seno, perché questo movimento aiuta insieme alla terapia canonica il linfodrenaggio naturale per evitare l'insorgenza dell'infedema. La LILT poi appunto ha altri tipi di attività, quali prevenzione secondaria, che sono gli ambulatori, quindi svolgiamo quotidianamente attività di visite mediche, e terziaria, che è la riabilitazione delle donne operate al seno. Collaboriamo col Parco della Salute per quelle che sono appunto le attività di diffusione della cultura della prevenzione oncologica.